Oh, hey! Oggi ho fatto un sacco di cose diverse. È stata una giornata piuttosto impegnativa. Non so bene da dove partire a raccontarvi. Ok, beh, passiamo direttamente alla cena tipica messicana. È stata veramente complessa questa giornata. Vi faccio una doccia e arrivo. Perché non sono vestito col mio stupido costume giallo? Perché ho letto che in teoria nei ristoranti c'è un dress code, quindi niente t-shirt. Io non ho nient'altro se non t-shirt, quindi adesso capiamo. Tipo anche nel ristorante principale c'è scritto così, ma sono andato con un barbone per giorni, col costume. Mal che vada, mi metto una felpa. C'è solo scritto niente maniche corte. La felpa non ha le maniche corte. Morirò di caldo, ma anche se all'interno hanno sempre l'aria condizionata a palla, quindi non è un problema. Direzione il ristorante messicano. Sempre bello. Sono molto curioso. Dovrebbe essere questo. Hola. Hola. Do you want table for one? Are you allergic to something, my friend? No. No. Molto bello anche il locale, semplice, alla fine nulla di che. Io poi tra l'altro non sono un esperto, quindi non prendetemi come tale. Sono solo uno a cui piace provare tipi di cucine diverse. E la messicana è una delle mie preferite. Comunque, locale bello, personale sempre gentile, ma in generale i messicani, almeno che ho trovato finora, sono tutti super simpatici, super alla mano. Vabbè, io sono nella parte turistica, quindi è normale che sia così. Però, figo. Ora ordino le diverse cosette e ve le faccio vedere man mano che arrivano. Parto da un antipastino e poi passo a un primo. Vi aggiorno. Cominciamo con questa tipo tortilla fritta con pollo, del pomodoro e del cavolo rosso. Anche perché è tortilla fritta. Buono. Can I order to you a green vegetarian? Yes. Mi fa, this is only vegetables. Però c'è scritto incillata, quindi credo sia vegetariana. Non so se pensava che non volessi roba vegetariana. Vabbè, adesso vediamo. E sì, ci sta a provare anche quelli con la carne, però volevo, c'era l'opzione vegetariana, ho detto proviamo l'incilata vegetariana un po' com'è. Non so neanche se sarà piccante, questo lo scopriremo. Ah, e riguardo all'abito elegante camicia, alla fine nessuno mi ha detto niente, quindi... ma immaginavo. Però sul sito c'era scritto, sono tutti molto tranquilli comunque. E poi sono elegantissimi, cioè nel senso maglietta nera, jeans. Seconda entrée, intanto che aspetto, è sempre una tortilla, credo, fritta, col formaggio, queso tortilla, molto buona. Come consistenza somiglia un po' alla strudel. Sono molto curioso. Comunque l'incilata è un piatto tipico della tradizione messicana, diffuso in realtà in tutto Centro America. E sono delle tortilla ripiene col chili sopra che contengono diverse cose, carne, pesce, in questo caso verdure. Il profumo è ottimo. Super buone. Mi ha detto che questa salsa ha anche delle arance verdi, che proprio usano quando sono verdi. Affascinante. E se no usano il limone. Davvero buono, stavo pensando di ordinare anche i fish taco. Più che altro per farveli vedere, io sarei anche a posto. Però già che ci siamo. Can I order also the fish taco? Thank you. Ed ecco i fish taco in stile californiano, c'è scritto. Inquadratura un po' più da vicino, che c'è veramente poca luce qua. Taco, vabbè, sono tortilla ripiene di diversa roba. Poi qua sono fatte da loro, ci sono... vabbè, è un altro mondo rispetto a quelli che troviamo da noi. Stupendi. Con i gamberi. Io non ce la faccio più a mangiare. C'è anche un compleanno. Che usanza è? Un volo. Fighissimo. Intanto ho preso un dolcino. È un pastel de... non mi sono già dimenticato il nome, dannazione. Vabbè, insomma, almeno è piccolino e riesco a sopravvivere. So,
assomiglia un po' a una cheesecake. Cavolo, è veramente buono. Non so che dire perché ho mangiato tantissimo. Almeno io non mangio mai così tanto. C'è anche il candito dentro ed è glassato fuori. Mamma mia. Veramente super buono. Ok, esco da qua che ci casino e facciamo un po' di conclusioni. Tra l'altro qua c'è il giapponese e questo invece è il fusion. Sembra bello, ma oggi è chiuso. La fan degli spettacoli. Magari una di stasera andiamo a dare un'occhiata. Anche perché vorrei andare a fare anche delle foto sulla spiaggia, per cui di cose da fare ce ne sono. Anche in notturna, quindi magari facciamo un girettino una di stasera. C'è vento, mi sposto. Ok, che dire, il cibo messicano mi piace sempre molto. Insomma, c'era comunque buona varietà. Vabbè, poi io non sono abituato a fare questa roba, non mangio anche pochissimo. Quindi per video più dettagliati convincete Omocio o Giovanni Fois a venire qua e testare le robe. Qua intendo in Messico. Questi penseranno che sono pazzo. Però mi sento bello 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 pieno. Comunque sì, credo sia una delle mie cucine in assoluto preferite, quella messicana. Per quanto qua cucinino poco piccante, perché ovviamente i clienti, insomma, stanno un pochino più tranquilli. Ad un certo punto mi piacerebbe girare un po' il Messico, quello vero, provare street food fatto effettivamente là. È bello piccante. Anche perché questo che ho mangiato stasera è tutto praticamente street food. Cioè, il concetto è quello. Bene, comunque devo dire che sono molto soddisfatto. Se vi interessa provi altri ristoranti, vabbè, ma tanto li proverò tutti man mano. Quindi li vedrete nel corso di questi video. Che dire, ora vado a collassare, mi sa. Vaia. Camera mia è di qua.